Alessia Orro, ciao Alessia. Allora, grande soddisfazione immagino per questo 3-1 che bissa quello del campionato, questo è più pesante. Sì, è stata una bella vittoria di squadra, è stato molto difficile recuperare visto che abbiamo giocato 2 giorni fa sempre contro di loro. È una squadra molto forte fisica e quindi non so, siamo felici. Sei contenta? Sì, è molto stanca. Immagino che sarà anche presto per guardare a una semifinale che vi mette in una parte del tabellone piuttosto complicata, perché comunque c'è Conegliano e c'è un Abruzzo che se la sta giocando. Sì, c'è Conegliano, lo sappiamo, è la squadra più forte del campionato, però noi andiamo lì per lottare e sicuramente non arriviamo con... Già sconfitta, insomma, sì, esatto. Poi state bene, si vede. Sì, 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 stiamo bene, va avanti, oltre l'infortunio, il momento difficile del Covid, stiamo ritrovando il ritmo e mi piace questa squadra, è una squadra che lotta ogni pallone. Giulia. Una semifinale importante appunto conquistata, ora ci sono veramente, non so, pochissimi giorni e poi si pensa subito ad andare a Rimini. Sì. Pochi giorni per riposare, ricaricare le pile e allenarci bene e poi arriveremo là con la voglia di fare, di vincere. In bocca al lupo allora, Ale. Ci ciao. Vediamo a Rimini, ciao Alessia, ciao. In bocca al lupo. Sicuramente una grande gioia per loro e soprattutto appunto la possibilità, no, di andare in fondo a questa competizione che... Tra l'altro, oltre a consegnare un trofeo, riserva anche poi degli sviluppi futuri interessanti in termini di partecipazione alle coppe. Sì, assolutamente. Adesso c'è un po' da fare invece 2 domande alla squadra, purtroppo, che si è vista passare davanti Monza, e lo facciamo con Enrica Merlo. Enrica Merlo, io l'ho detto prima, ho detto se Scandicci la girasse e la vincesse, per me l'MVP sarebbe Merlo. Si è andata un po' dappertutto in difesa. Sì, ci ho provato e... Mi dispiace, devo dire la verità, mi dispiace veramente tanto perché questa squadra secondo me si merita tanto, è per quello che magari ho le lacrime agli occhi perché davvero mi dispiace. È stato un altro 3-1 però ben diverso da quello di 3 giorni fa. Sì, però non abbiamo fatto quel qualcosa in più, sembrava quasi che ci fossimo arrese, questo ancora di più mi dispiace perché... Vedo come ci alleniamo, vedo quanto ci alleniamo e mi dispiace. Quanto cuore, Giulia, quanto cuore. Tanto cuore, infatti forse è anche meglio lasciare questo non momento. Non mi capita mai questa cosa. Lasciala Quindi capitare. Quindi vuol dire che... Lasciala capitare. È bello però, Harry, vuol dire che dopo tanti anni che sei qua ci metti ancora tanto cuore e questo ti fa onore a te e soprattutto... Fa vedere quanto ci credi, no, in questa società. Sì, sicuro anche loro hanno fatto una grandissima partita, soprattutto in attacco, in battuta lo sapevamo. Però io credo che in queste partite secche il cuore dà tanto, dà davvero tutto. E sentire questo sentimento quasi di... Sì, appunto, come avevo detto, eravamo arrese a un certo punto perché avevamo visto che ci prendevano un po' a pallonate, no? E quindi... Ti riferisci soprattutto all'ultimo set? Sì, sì. E mi è dispiaciuto vedere tanti sguardi bassi e in queste partite qui, appunto, dove ti giochi tutto in una partita secca non deve assolutamente capitare. E mi dispiace se non sono riuscita magari anche a trasmettere qualcosa io in più. E quindi niente, poi si volta pagina. Bisogna ricaricarsi per i play-off. Sì, sì, lo sfogo ci sta, dai. Certo che ci sta, assolutamente, e come? Te lo lasciamo fare ora più privatamente. Grazie, scusatemi. Grazie a te, Erika. Figurati, grazie a te. Harry. Ciao. È bello, no? Vedere da comunque una campionessa così anche matura, dopo tante stagioni, appunto con le lacrime un po' agli occhi per questa sconfitta. Siamo per tornare invece alla gioia delle vincitrici, alla gioia di chi andrà in Final Four. Eccola qui, Flo Miners, che sicuramente... Ciao, Flo. Sicuramente invece, non so, è già stato assegnato l'MVP. Sì, sì. A te? Sì. Eccoli. Ci stava assolutamente. Beh, Flo, eravamo Grazie. Alla parte finale, no, del quarto set, già 19 punti. Insomma, un bel bottino ci sta tutto questo MVP, Marco. Assolutamente sì, sono d'accordo. Bella partita la vostra, ancora più netta perché più combattuta rispetto a 3 giorni fa. Direi che oggi abbiamo avuto un pochino più fatica, però soprattutto nel terzo set.
che lì c'è stato dopo 1-1, c'è stato un momento in cui eravamo un po' in difficoltà, però sono veramente orgogliosa della mia squadra che abbiamo potuto cambiare l'energia, l'aggressività nel campo e è andata bene. Adesso una Final Four impegnativa, intanto sarà bello esserci, con ambizioni. Assolutamente, abbiamo un obiettivo, quindi anche se probabilmente incontriamo Colignano, però abbiamo un obiettivo, ci concentriamo su quello, però prima vincere contro Colignano. Infatti. Nel caso appunto ci fosse dall'altra parte Conegliano, però potrete anche giocare con un pochino più di leggerezza magari per cercare di batterle. Oppure sì, appunto vuoi arrivare, no, alla finale? Certo, questo è l'obiettivo, quindi facciamo tutto per arrivare lì e vediamo. Non si sa mai, partita secca, quindi ci proviamo. In bocca grazie al lupo, Flo. Crepi, grazie a voi. Flo. Ci vediamo allora a Rimini. E a proposito appunto di quello che sta succedendo a Conegliano, al momento siamo 2-1 per le Pantere, ma 13 pari nel quarto. Quindi è un Abruzzo che assolutamente non molla, non si arrende, se la sta giocando fino in fondo. Chieri Trento 2-0 e 13-13, quindi anche Trento sta resistendo. Ultima intervista della serata con Elisa Vassileva, che arriva da noi in questo momento. Ciao Eci. Allora, non è andata, avete giocato meglio rispetto a 3 giorni fa, ma non è ancora bastato. Sì, purtroppo abbiamo fatto una prestazione migliore, che comunque è una cosa buona per la nostra squadra, ma non è bastato quello che abbiamo dimostrato oggi, e abbiamo purtroppo perso la possibilità di giocarci una semifinale, magari anche una finale in Coppa. Non siete una squadra da quinto posto in regular season o da uscire nei quarti di Coppa. Che cosa c'è che non gira come dovrebbe? Allora, purtroppo sarà una banalità che purtroppo questa stagione tutte le squadre hanno avuto i problemi di Covid. Noi abbiamo avuto subito dopo l'infortunio della Magda, che ci è costato tanto, perché nelle partite più importanti per la classifica lei non c'era con noi, stava col dito rotto a casa, e quindi ha fatto un lungo periodo di quarantena che aveva il Covid. Poi aggiungiamo l'infortunio, tutta la squadra, comunque 11 su 14, nello stesso tempo vuoi riprendere i ritmi, e tutto purtroppo è successo proprio nel momento in cui avevamo le partite da prendere punti, ecco. E io penso che da qui in poi ci manca alla fine solo lo scudetto, solo il playoff, quindi ci mettiamo tutte le energie che abbiamo su questo e spero che arriviamo, e sono convinta che arriviamo sui buoni risultati. Esatto, ti volevo proprio chiedere questo, ora c'è un po' da resettare in vista proprio della parte finale con i playoff, per cercare di affrontarli nel modo migliore. Infatti questa è la parte più bella anche della stagione, e meno male siamo arrivati tutti sani finora, i problemi di piccoli infortuni ci sono sempre, ma quelli seri li abbiamo passati. E niente, tutta l'energia, manca poco, manca la parte più bella, quindi non c'è altro da fare che allenarsi tanto e giocare meglio di sempre. Grazie. Bocca al lupo, allora. Grazie a voi.